Carissimi ragazzi e carissime ragazze, siete pronti? Siete pronti? È giunta l'ora dell'orale dell'esame di maturità. Siete carichi? Fra poco vi do alcuni consigli per affrontare al meglio l'orale. Innanzitutto, io ho fatto la maturità e vi dico che quando uscirete da quell'aula, da quel corridoio, una volta interrogati, voi uscirete e dopo un attimo, non dopo qualche ora, dopo un secondo, voi uscirete da quella porta e un senso di libertà, di leggerezza che non avete mai provato in vita vostra. Io quando mi diplomai uscii, veramente mi sentii volare, una farfalla leggiata nel cielo, nello spazio infinito. Proprio la respirazione, come se fossi potente e invincibile. In un attimo le ansie, le preoccupazioni, lo stress svaniscono. Accadrà anche a voi, fidatevi. Quindi è fatta, forza e coraggio, è fatta, è un attimo, manca mezz'oretta di interrogazione e poi avete dinanzi a voi 3 mesi di estate, di tranquillità, niente ansia, niente stress, niente preoccupazioni. Forza, che è veramente l'ultimo passaggio ed è anche molto breve. Qualche consiglio. Voi non dovete studiare nel dettaglio ogni argomento. Assolutamente no, non ha senso stare lì ogni dettaglio, ogni dato, ogni particolare di tutti gli argomenti, assolutamente no. Non serve a niente perché le domande che vi faranno sono molto generali, bene o male sono sempre le stesse, non saranno mai domande particolari nel dettaglio, domande molto facili. A parte ovviamente chi punta al 100 o al 95, è chiaro, vuoi 100, devi dimostrare tanto, ma chi vuole 80, 70, ancora di più 60, domande molto generali, quindi vi conviene concentrarvi sulle cose fondamentali di ogni argomento. Voi dovete avere, come posso dire, un'idea, un po' di idea di ogni argomento. E soprattutto, per esempio, parliamo di storia italiana. Storia, le cause della prima guerra mondiale, le cause della seconda, sono quelle 3-4. Quelle 3-4 per la prima, quelle 3-4 per la seconda. I caratteri del fascismo, quindi le caratteristiche principali del fascismo. Queste cose fondamentali, no? Che cos'è la resistenza? Che cos'è? Che succede quando finisce la seconda guerra mondiale? C'è Badoglio che firma l'armistizio, a quel punto la Germania diventa nemica dell'Italia, iniziano ad esserci delle rappresaglie e l'Italia è divisa in due parti, a nord la Repubblica di Salò con Mussolini, a sud sbarcano dopo un po' gli alleati, eccetera eccetera. Le cose fondamentali, se poi volete andare indietro nella prima parte del programma, un po' cosa fa Giolitti, le principali riforme di Giolitti, ma le cose fondamentali. Anche in italiano, non vorrete mica studiarvi la vita di Pirandello, le date, quando è nato, ha fatto questo, la vita di Montale, la vita di Ungaretti, la vita di Pascoli, assolutamente no. Cose generali, Pirandello, gli aspetti principali del suo pensiero. Che pensa Pirandello dell'uomo in questa società dei primi del Novecento? Le cose fondamentali. Cosa ne pensa Montale della vita? Qual è la concezione della vita di Verga? Le cose principali e bene o male avere un'idea di qualche opera, le più importanti degli autori, ma non tutta la trama, tutto il riassunto, cosa succede, c'è Giovannina che va al mare, va lì, incontra, no, cose principali. Ora, parliamo italiano e storia, che di solito sono quelle di cui si parla di più, fanno molto parte della tesina per molti minuti e delle domande anche dopo. Cioè, Pirandello, cosa dovete sapere? Non certo dove è nato, non certo che viaggi ha fatto, ma Pirandello pensa che l'uomo tende a fissarsi in una forma, l'uomo vuole essere uno, si fissa in una personalità che crede unica e invece poi l'uomo scopre che è tanti individui a seconda di chi lo guarda, ci sono 1000 persone, 1000 persone ti vedono in una maniera diversa, allora a questo punto l'uomo capisce di non essere nessuno, perché se tu sei 100.000 persone a seconda di chi ti riguarda, allora non sei niente, questo porta a un senso di smarrimento, di crisi, l'uomo si sente solo e quindi l'uomo sta male perché si sente solo, ma anche perché ci sono altre trappole, altre gabbie oltre alle forme che vi ho appena detto, che sono i punti di vista degli altri. L'uomo si sente ingabbiato perché la famiglia è in gabbia, opprime, il lavoro con le sue gerarchie opprime, quindi la trappola della famiglia è la trappola del lavoro. E per Pirandello qual è la soluzione? Si può risolvere? Si può uscire dalla trappola della vita, della società? No, non si può. Si può cercare di sopportarla meglio. E per lui le soluzioni sono l'irrazionale, quindi la follia, la pazzia, oppure guardare con ironico distacco. E quindi Pirandello in tutte le sue opere, che siano i due libri principali, che sono uno nel suo 100.000 di Fomatia Pascal, che siano le novelle, che siano le opere teatrali, lui cerca di rappresentare l'uomo ingabbiato in queste trappole, della famiglia, del lavoro
della sua crisi di identità, soprattutto in ambienti borghesi. Perché questo, le trappole sono molto forti nell'ambiente. Lui descrive nei libri, nei romanzi, nelle opere teatrali questo. Descrive questo. Ok? Descrive questi personaggi. Alcuni pochi ce la fanno, come per esempio uno nel suo 100.000. Alla fine, se vogliamo, c'è un lieto fine. In uno nel suo 100.000 il protagonista va a vivere in quell'ospizio da lui stesso creato e decide di vivere la vita attimo per attimo, rinascendo ogni giorno, uscendo quindi da una forma che gli altri impongono. Perché quello è il problema di Pirandello, che per Pirandello l'uomo nella società moderna non vive la vita che veramente vuole, vive la vita imposta dalla società. Questo, praticamente vi ho già detto tutto quello che serve di Pirandello. Pirandello nel fare queste opere utilizza molto l'umorismo, la differenza fra umorismo e comicità. Poche cose, basta veramente una giornata per impararsi Pirandello. Montale cosa pensa? Concezione della vita anche lui, concetti fondamentali, la vita è dolore e sofferenza. La poesia che ruolo ha per Montale? Salvifica? No, la poesia non salva e la poesia non rivela nemmeno la verità. Fondamentale per quanto riguarda Montale dire che la poesia non dà verità. Per Montale la poesia è solo un modo per esprimersi, esprimere il dolore della vita che è descritto pienamente soprattutto nella sua opera Ossi di seppia. Ok? Pascoli, le cose principali, anche per lui la vita è sofferenza. Solitudine, tristezza, dolore. E la soluzione per lui è tenere vivo il fanciullino. Qui la poetica del fanciullino. Per Pascoli, dentro ogni essere umano c'è un fanciullino che quando cresci muore. E il poeta è l'unico che tiene vivo quel fanciullino. Quindi le cose principali, stessa cosa per Ungaretti, veramente le cose principali, togliete la vita, togliete tutte le poesie a memoria, tutte le parafrasi, no, bene o male, i titoli principali di cosa parla quelle due o tre poesie famose di ognuno, o quei due o tre libri famosi di ognuno. E poi soprattutto per l'italiano, i due argomenti base sono il positivismo, quindi collegato al naturalismo in generale, che si chiama verismo in Italia, prima cosa, quindi naturalismo, detto anche positivismo o verismo, e poi la seconda cosa è il decadentismo. Sono questi due filoni. Il naturalismo in Italia si chiama verismo e voi di questo praticamente dovete fare soltanto sostanzialmente verga, ok? E poi decadentismo, sapere i caratteri fondamentali del decadentismo. Mentre nel verismo c'è la ragione, il metodo scientifico, la scienza al centro, ottimismo nel futuro. Nel decadentismo è il contrario, al centro non la ragione ma l'irrazionalità. E si va in crisi e quindi le tematiche sono molto più cupe. Ci sono i poeti maledetti, dice la parola nel decadentismo, no? Poi il decadentismo assume diverse forme perché è decadente anche, non sono soltanto i poeti maledetti, ma anche artisti completamente diversi, ma che sono sempre decadenti. Pascoli, Montale, Pirandello, l'unico naturalista è Verga. E di Verga anche cosa dovete dire? Verga pensa, sono tutti poi pessimisti alla fine, o realisti per meglio dire. Verga pensa che la vita sia sofferenza perché è una continua lotta. Per Verga la vita è una continua lotta per sopravvivere, dove chiunque perde. Oserei dire il pesce piccolo viene mangiato dal più grande, ma non è vero, perché anche il pesce grande a sua volta verrà mangiato da un altro pesce un po' più grande. Tutti perdono, i poveri, la media classe, i ricchi. E allora, siccome Verga la pensa così, cosa decide di fare? Decide di rappresentare questa sua idea nella sua opera. Allora si inventa: voglio fare il ciclo dei vinti. Vinti vuol dire sconfitti. Decido di fare cinque opere e in ognuna di queste descrivo la sconfitta degli uomini. Nella prima parlo dei poverissimi, pescatori siciliani. Nella seconda di persone che lavorando riescono un pochettino a migliorare la propria condizione, ma poi falliscono anche loro. Nella terza gli aristocratici, ancora più ricchi e così via. Fa solo le prime due, quindi i pescatori, e sono i malavoglia. Fa anche la seconda, uno che lavorando riesce un po' a migliorare la propria condizione, Mastro don Gesualdo. E poi però non continua, decide di continuare l'opera e si ferma lì. Quindi descrive la lotta per la sopravvivenza che vede l'uomo sempre sconfitto. Cose fondamentali, poco più. Siete secchioni? Volete esserlo? Bene, fate bene, io non giudico né chi vuole studiare poco né chi vuole studiare tanto. Ognuno fa quello che si sente, non c'è il migliore o il peggiore. Imparatevi anche le tecniche narrative di Verga, ovvero l'eclissi dell'autore. Nel verismo è molto importante il fatto che l'autore non deve metterci lo zampino, deve parlare in maniera distaccata, senza giudicare.
soprattutto per Verga, siccome la vita è dolore, sofferenza per tutti, tutti perdono, non bisogna giudicare nessuno. E allora non interviene, una descrizione impersonale, addirittura fa parlare i suoi personaggi come parlerebbero loro, gli fa dire cose che lui non pensa, ma per essere il più possibile realista. C'è molto realismo nel verismo, proprio c'è utilizzo del metodo scientifico nella letteratura, questo in Francia anche con Zola. Praticamente riassunto in pochissime parole il verismo e il naturalismo. Ovviamente non posso dirvi tutto in un video, ma per farvi capire le cose che dovete sapere, non tutto lì nel dettaglio, gli aspetti fondamentali. Stessa cosa del decadentismo, gli aspetti fondamentali, al centro tematiche come la morte, l'inquietudine, la sofferenza. Non c'è più la ragione che ti spiega le cose, ma al massimo i simboli, al massimo il genio del poeta può farti capire la vita. Per i poeti maledetti è il genio del poeta, addirittura sotto l'effetto di droghe, che capisce che cos'è la vita. Però sono decadenti anche altri autori come Montale, anche lui c'è decadentismo, per lui la vita è sofferenza, non c'è certo la ragione su cui riporre tutte le aspettative. Però lui non pensa che la poesia riveli chissà quale verità o salvi, per lui è un modo per esprimersi. C'è Pirandello, che non è nemmeno un poeta, è uno scrittore, descrive la crisi dell'individuo in termini più psicologici. C'è Pascoli che parla di qualche soluzione come il nido familiare, oltre che il fanciullino. Cioè, questi aspetti principali, d'accordo? Poi io posso parlare solo di italiano e storia, perché poi le scuole sono tantissime e avrete le vostre materie specifiche. Ma anche per quanto riguarda le vostre materie specifiche, a meno che non puntiate al 100, veramente di ogni argomento le cose principali. E non imparate a memoria, non dovete imparare a memoria, voi dovete, senza imparare i concetti a memoria, con parole vostre aver capito quello che c'è scritto, perché se tu l'hai capito, se tu hai capito quello che c'è scritto, anche se ti dimentichi le parole esatte, sai dirlo a modo tuo. Qual è il problema di imparare a memoria? Perché vi dicono, ma questo ovviamente vale anche per chi, questo video è molto utile anche per chi va ancora in quarta, in terza, alle medie, è importantissimo il metodo di studio. Perché non va bene imparare a memoria? Ma non perché per una questione estetica, perché se voi imparate a memoria e vi dimenticate le cose, se invece capite quello che leggete, se proprio vi dimenticate un pezzo, poi vi ritorna in mente perché avete capito tutti i fatti, le cause, le conseguenze. È molto importante questo. Tu sai una cosa, logicamente dire cosa succede dopo, avere proprio degli schemi mentali. Ovviamente l'esame è agli sgoccioli, non posso certo dirvi adesso, non avete tempo per imparare un metodo di studio ora. Però ecco, ripeto, è fondamentale che non perdiate tempo a studiarvi tutti i dettagli di ogni argomento, le cose fondamentali. E poi che dire? Voi partirete con la vostra tesina, quei 15 minuti, cercate di essere ben spediti, non troppo impappinati perché magari poi vi interrompono, e cercate anche di riuscire a dirla tutta e di toccare tutte le materie che avete messo, così magari, perché se vi dimenticate una materia, fate in tempo a dirla, poi magari quella materia, il professore di quella materia vi farà più domande, no? E per il resto, tranquilli che non è difficile. Non è come un'interrogazione normale che comunque tu per iniziare stremi il sito oppure per prendere 8 devi dire praticamente tutto. Allora 8 potrebbe essere che ne so 26 o 27, è impossibile prendere 26 o 27. No, sono comunque più larghi di voto perché il massimo è 30, cioè sarebbe 10, quando mai in un'interrogazione si prende 10 generalmente, nemmeno i secchioni prendono 10. All'orario di maturità si sta più alti, quindi chi generalmente è attorno al 6 stremi il sito magari non prende 20 ma anche 22, 23. Mi raccomando, concetti fondamentali di ogni argomento. Per il resto, forza e coraggio e vorrei essere nei vostri panni perché è bella la sensazione, non tanto di adesso perché avete tanta preoccupazione, anche tanta ansia, è bella la sensazione di quando si esce da quella stanza, proprio quel senso di libertà dopo l'ansia accumulata. E inoltre voglio dire che intanto mettete mi piace e commentate se siete arrivati fin qui. Gli eroi che hanno guardato tutto il video scri dovete scriverlo. Sono arrivato fin qui, fino a fine video. E voglio dirvi che non dovete pensare che alla fine il voto di maturità finale sia molto importante. Io mi sono diplomato con 100, ma non è che mi sono sentito più figo degli altri. È un numero, non conta. Quindi se sei 100 bene, contento. Se per caso non riesci a prendere 100 ma prendi 95, per favore. L'intelligenza è questo, l'intelligenza è capire che un 95 non deve essere un motivo di tristezza, ma neanche un 80, ok? E tu che prendi soltanto un 60 o 70 va bene così. Le cose importanti che determinano ciò che sei sono altre, non un 60 che molto spesso non rispecchia nemmeno le reali tue conoscenze, perché proprio al di là di tutto, di intelligenza, cose importanti nella vita, molto spesso i voti finali non corrispondono
a quello che veramente voi meritate anche in termini di conoscenza. A volte, non sempre, alcune volte sono giusti, ma alcune volte no. Quindi non basate la vostra contentezza, il vostro orgoglio nei confronti di voi stessi, non basatelo su quel voto lì, ok? In generale, anche nella vita, non dovete mai basare la vostra felicità sui riconoscimenti che vi danno gli altri, che siano i genitori, che siano i professori, che siano i datori di lavoro, ne sia nessuno. Tu devi essere contento di te non perché qualcuno ti dice sei bravo, tu devi pensare di essere bravo. E se non pensi di esserlo, e se non lo pensi però sei tu che non lo devi pensare, non perché qualcun altro dice che sei cattivo. Se tu non lo pensi perché ti guardi e veramente intimamente non ti piaci, migliorati, ma non perché qualcun altro vuole che tu migliori. Vi saluto. Viva Mister Nichilista, viva noi, viva voi. Se siete nuovi, entrate a fare parte di questo fantastico canale che è il migliore in Italia, iscrivetevi e fate conoscere a tutti il mio canale. Ciao!